Siamo con Simone Michetti dell'ODB Castelletto, quinta vittoria su 5. Partita che però ha un po' due facce, perché nel primo tempo dominate, fate tre reti praticamente nei primi 5 minuti, nel secondo tempo sul risultato di 4-1 concedete qualcosa di troppo e rischiate di farvi recuperare. Sì, primo tempo molto bene, abbiamo creato tanto, abbiamo anche fatto gol, però non è bastato perché loro li conosciamo ormai da 4 anni. Non sono mai dove sono adesso, quindi è una bella squadra. Nel secondo tempo noi siamo calati drasticamente, senza motivazione, e loro sono saliti. Ti chiedo cosa sta facendo la differenza in positivo in questa prima parte di campionato, in cui forse il centrocampo, in cui tante reti appunto arrivano da tiri da fuori. Qual è il punto di forza in questo momento? Beh, in questo momento, e come gli altri anni, a tratti è la squadra, perché abbiamo una panchina che pochi hanno in questa categoria. Panchina, per modo di dire, naturalmente. Abbiamo una rosa di 14, 15, 16 persone che via dentro, via uno, via l'altro, non cambia nulla, anzi, rinforziamo anche la squadra. Mister molto nervoso nel secondo tempo, soprattutto sulla rete del 4-3. Chiedo se a livello difensivo gli errori sono più dettati da una questione di concetto oppure mancanza di concentrazione. Concentrazione, perché il primo gol loro nasce da una mia disattenzione. Lui è giusto che si arrabbi, dobbiamo cercare di migliorare nelle piccole cose e nella concentrazione dei singoli, perché di squadra abbiamo anche provato in allenamento una fase difensiva, dobbiamo metterci e farla bene. Ti ringrazio, ti faccio un in bocca al lupo. Grazie a te, Crepi.